Allora, siamo al 31 settembre 2014. Sono le 0:43. Praticamente ho finito un programma adesso, un bilancio, una scocciatura della Madonna. L'argomento di stasera, nonostante che è stato detto e ripetuto, ma la gente non riesce a capire, è che adesso la situazione si sta mettendo sempre peggio perché i nostri governanti pensano alle primarie, secondarie, terziarie, quartarie e compagnia bella. Poi si fanno la guerra fra di loro, poi dopo quando vanno all'estratto dei conti e vedono che praticamente si odiano, però se non stanno insieme gli altri li scavalcano, allora tornano insieme, però non vanno d'accordo, però vedono di far andare le cose perché dobbiamo farci la pensione, poi vanno avanti un po', poi litigano, poi rimandano le riforme, poi si mette in mezzo casomai il Presidente della Repubblica, poi va a far saltare fuori un qualche cosa per distrarre la gente, poi inventano una tassa, insomma tutto un po' che la gente praticamente non ce la fa più. Allora cosa sta succedendo? Sta succedendo che stanno battendo in testa. La gente sta battendo in testa. E il problema del lavoro è diventato una cosa seria perché non se ne stanno rendendo conto che la situazione veramente è drammatica e i paesi dell'est si stanno facendo sempre più avanti, la tecnologia va sempre più avanti, loro hanno uno sviluppo maggiore, arriverà il giorno che ci compreranno con la penna e una cannetta. E noi continuiamo a combattere con le tasse, le partite, la bella gnocca in televisione, i pacchi, tutte queste cazzate qua, la gente piange, si lamenta, non ci arriva, poi fanno i paragoni, ma i locali erano pieni, allora vuol dire che il soldo c'è. E poi succede come nei condomini che c'è sempre quello che non paga, non paga perché non ha lavoro, però le sigarette non devono mancare. E poi casomai c'è anche un po' di strafotenza, nel senso che nonostante tutto c'è anche l'arroganza, non pagando, ma c'è l'arroganza nei confronti degli altri. E allora se ci fosse un po' di umiltà, un po' di... Insomma, in parole povere cosa succede? Che l'ho detto, lo ripeto, lo diranno senz'altro i più esperti. Stasera c'è stata la discussione di un condomino che non paga in un condominio e gli altri dice dovranno pagare. No, perché c'è il malcontento. Sembra che la colpa sia dell'amministratore. Allora, non puoi fare un decreto, un gentivo, non puoi fare... Perché quando vai da un avvocato, la prima cosa ti chiede un anticipo, una volta dice vabbè lascia la pratica, ne parliamo dopo. Adesso ti chiede un anticipo, se il condominio è senza soldi, chi è che gli mette questi soldi? Li deve anticipare chi? Chi sono bravi pagatori dicono, come? Quello non paga, io devo darti i soldi per l'avvocato, non ci siamo, e già lì non ci siamo. Vai dall'avvocato, l'avvocato vuole dei soldi d'anticipo perché deve anticipare bolli, una cosa e l'altra. Adesso poi credo che ci sia stato anche qualcosa perché per scoraggiare un po' queste scene, tutte queste cazzate, vado dal mio avvocato, ti faccio causa, credo siano aumentati i bolli, non so, una cosa spaventosa. E allora dice dovevi fargli il decreto, d'accordo, con quali soldi? Ah ma bisognava muoversi prima, d'accordo, con quali soldi? Poi non è che tu fai il decreto oggi, domani pomeriggio hai risolto tutto il problema, perché poi ci sono tutti i giochetti, tipo gli devi fare la raccomandata, poi devi aspettare che la vada a ritirare, poi quello se gioca con la giacenza sta un mese ferma, poi torna indietro, è una cosa intanto che rispondi passano altri 15 giorni, poi
casomai gli mandi una seconda, oppure devi andare dall'avvocato, l'avvocato non è subito disponibile, a volte passano 10-15 giorni e sono altri 15 giorni e sono già 2 mesi, poi da 2 mesi mandali la lettera, poi ti gioca con la giacenza, diventano 3, poi intanto che torna devi aspettare 40 giorni e diventano 4, poi dopo 40 giorni parte a eseguire, diventano 5. Poi casomai ci sono i fari in mezzo, un po' di traffico nei tribunali che ne hanno a chili, a tonnellate, diventano 6. Il condominio intanto in quei 6 mesi non paga uno, non paga l'altro, arriva il momento che si incomincia a indebitare. Poi il fornitore, con la nuova riforma inventata da quello che ha aggiustato l'Italia, che c'era prima, quello è stato... Minchia, quello ha aggiustato l'Italia, proprio è stato bravo, ma lui e quell'altra là del lavoro sono stati due fenomeni, veramente, lavorate la Broccolotti, la Broccolini, avete capito dove, per non far nomi. Beh, insomma, in parole povere, che cosa succede? Succede che dice, dovresti fargli il decreto, senza soldi. E poi quando vai a fargli il decreto, ammettendo di trovare i soldi, l'azienda... che deve avere dei soldi, che fa chiedere all'amministratore l'elenco e l'elenco glielo deve dare del cattivo pagatore. L'azienda si informerà, il cattivo pagatore non può pagare, intanto perde tempo, altri 40-60 giorni, poi, e nel frattempo nell'elenco c'è anche il bravo pagatore. Allora l'azienda dice, ok, il signor Rossi, Verdi, Gialli, come volete chiamarlo, è un bravo pagatore. Bene, se è un bravo pagatore, facciamo il decreto a lui. Si trova un appioppato tutto il costo del condominio o quant'altro da pagare, adesso poi c'è la discussione anche se le parti millesimali, però le parti millesimali è un controsenso, perché un bravo pagatore con 50 millesimi è una ditta che deve avere 3.000 euro, così va a prendere 150, 300 euro, 200 euro, non si muove nemmeno, costa più l'avvocato. Allora io non so se in questo caso qui, poi è da vedere, casomai parte il decreto tutto a lui. Lui si ritrova dalla mattina alla sera che sto pignorato la macchina o cose del genere e dice chi è stato? Ah, è stato il condominio. Bene, allora cosa fa? Si incazza con l'amministratore, ma l'amministratore gliel'aveva detto. E allora cosa fa? Fa causa al condominio. Facendo causa al condominio riapre un'altra pratica e passano degli altri 6-7 mesi. Questa cosa qui la gente non le capisce. Allora qualcuno si dirà, cosa facciamo? Come possiamo fare? È traumaticamente semplice. Allora, quando c'è un mancato pagatore, si deve fare che, intanto, generalmente quando succede questo, ha l'appartamento pignorato, anzi, per pignorare un appartamento ci vogliono 10-12 mila euro, non è così semplice come qualcuno l'ha fatta. E se l'appartamento è pignorato, c'è dietro banca e quant'altro che possa essere di maggior profitto, perciò c'è il rischio che il condominio non vada a prendere proprio un bel niente. E poi che cosa c'è? C'è che non convenga a volte. Allora io suggerisco, con la speranza che questo venda, di pagare, suddiviso in millesimi, tutti i rimanenti conti a debito di questo cattivo pagatore, chiamiamolo così, e sperando che si venda. Se si vende l'appartamento, chi subentra deve pagare due anni in arretrato e andrà a recuperare la parte dei due anni. Ma se fossero stati 4 anni di mancato pagamento, i primi 2 anni vanno persi, e questo la gente non li capisce, non lo capisce. Adesso noi non paghiamo, vediamo. Allora, se non pagate, vediamo, il condominio si va a indebitare, se si indebita non esce più. Perché dopo, quando si comincia a debitare di 2, 3, 4, 5 mila euro, poi cominciano ad arrivare i lavori, perché purtroppo il condominio si invecchia, perché 10 anni passano in fretta, e non ci sono i soldi, incomincia ad andare tutto a puttane. È quello che sta succedendo nel mondo del lavoro. Nel mondo del lavoro, perché abbiamo delle incompetenze anche al governo. Come ho detto prima, parlano, pensano solamente a queste scemenze. Non fanno altro che aumentare tasse, non hanno capito che loro aumentando tasse, IVA, addirittura adesso stanno mettendo nelle bollette, mi sembra di aver sentito dire già, dei costi, in modo che la bolletta se non la paghi te la taglio, perciò sei costretto, se non vuoi rimanere a buio, e ti prendono con l'acqua alla gola. Questa è una forma di ricatto che non quadra, senza parlare degli abusi. Insomma, in parole povere è un casino. E non vedo uscita, perché non abbiamo le teste giuste, e nessun governo, neanche quello che è andato su adesso, per quanto sforzi faccia,
vedo che non riesce a... Perché, parliamoci chiaro, un componente di quell'alto livello lì, chiamiamolo alto livello perché poi spesso e volentieri hanno dimostrato incompetenza, guarda sì, la riforma dell'economia, è già lì, parliamo dell'evasione, c'era, ha messo dopo 8 condomini, ci vuole l'amministratore. Questa è una minchiata fuori di testa, perché un condominio tenuto e gestito in un certo modo va a richiedere il suo tempo, e era da fare dopo 4 obbligatori, o se non lo fai incominciare a fare delle multe, ma non le fanno, non possono recuperare soldi perché non c'è l'interesse, non c'è la gente che fa l'interesse dello Stato, se ne fregano tutti, è una cosa, uno sbattimento di coglioni. Se non hai il proprio il mandato firmato che va lì a dire guarda, quelli non si muovono, ma non va bene così, non va bene. Allora, dopo, qui c'è l'evasione, perché dopo 8 giardiniere lo fa in nero, quell'altro la polizia lo fa in nero, quell'altro fa il lavoro in nero, cioè, se invece fosse stato tutto regolare dopo i 4 non ci sarebbe stata l'evasione, ci sarebbe stato molto meno. Questo è il segno di incompetenza da parte dei nostri governanti. L'ho detto subito all'inizio, quando da 4 l'hanno portata a 8, ho detto questi non capiscono un cazzo, e infatti non capiscono un cazzo. Ma lo dico senza offesa, lo dico con tanto amore, perché è la verità, perché poi i problemi ci andiamo noi in mezzo, se vuoi fare le cose in regola. Chiaramente se vuoi fare poi le cose da cazzo di cane, allora va bene, anche 4, 8, 12, 15, oddio. Tanto poi, anche se fosse 4 o 6, si fa, poi se lo gestiamo noi, ma chi? Chi lo gestisce un condominio? Ancora non c'è tempo. Cosa fa l'F24, qua da C, la denuncia dei redditi, cioè la registrazione dei documenti da... Cosa fa? Paga la bolletta, butta la botta lei, ma fammi capire, ma sono tutte cazzate. E a fare le cose fatte per il verso, bisogna registrare come si deve, i conti in banca, chi è pagato, chi non è pagato, poi se c'è bisogna di fare qualcosa, succede un incidente, deve essere disponibile. Ma chi è questo cazzo di condominio che si prende la bega di stare a curare un condominio? Per che cosa? Poi dopo ci bisogna fare la cresta su, ma dai, ma su, che cazzata sta riforma. Comunque insomma, in parole poi volevo dire che praticamente... E la gente non capisce che bisogna, quando ci sono questi casi qui di condomini che hanno dei problemi, poi senza parlare di chi ha un appartamento intestato a una ditta, se è intestato a una ditta le cose ben che si allungano, bisogna che invece che mamma mia, via che accendo il ventilatore, qua sono mi bollo, ecco qua. Bisogna invece che si rendano conto che l'appartamento così libero, sì, ci può essere una velocità anche, a parte le aste vanno 5, 6, 7 aste, non si conviene più niente, perché non si vende, le banche, la colpa delle banche, le banche non dovevano bloccare il movimento dei fidi, questo è stato quel pirla di prima che è andato a tassare incazzate una transazione, se prendi 50 euro devi segnare, ma che cazzo siamo messi qua? Ma qui stiamo andando veramente alla deriva, ma qui fa un po' scoprire una rivoluzione. Altro che fra Grecia, ma è una cosa inaudita, non ci si sta. Io l'ho detto, appena il pubblico, il servizio pubblico è senza soldi, viene fuori una baruffa che non si... ma è una questione di tempo, eh. Ma veramente, veramente. Vabbè signori, comunque adesso questo qui è per riprendere l'argomento. Praticamente io consiglio di prendere in carico il debito. Facciamo un esempio, il condomino X non paga già da 2 anni, ok, non ci si può fare decreto perché non ne vale la pena, nel senso che non ci sono, poi non c'è ritorno perché bisogna vedere la situazione, conviene che i condomini si appioppino questi 1000 euro, è un esempio 1000 euro, per, nei costi annuali diviso millesimi, che sono quelle, se sono 10 sono quelle 30, 40, 50 euro, non so, adesso così, e andare avanti. Se l'appartamento venisse venduto fra 3 anni, naturalmente la legge parla molto chiaro, il primo dei 3 anni andrebbe perso fra i condomini disperso, ma però se sono stati pagati nel corso del tempo non se ne sono neanche accorti perché sono quelle 30-40 euro, e invece i 2 anni diciamo successivi all'acquisto verrebbero rimborsati e tornerebbero millesimi, e lì ci siamo.
ma non si può non pagare questo debito perché quei 1000 euro si vanno accumulando, diventano 2, diventano 3, diventano 4, diventano 5, poi non si riescono più a coprire e poi subentra, come ho detto prima, che il fornitore non fornisce più servizio, viene staccata la corrente, si creano dei disagi, poi chi paga si incazza perché dice io ho sempre pagato perché non posso, non devo. Ecco, allora attenzione, attenzione a farci certe manovre, perché i condomini partono in tromba, si fanno prendere, ma io ho già problemi, come vado a pagare delle rate di quello stronzo, perché quello stronzo è arrogante. Ma capisco, capisco perfettamente, però se non li paghi adesso li paghi dopo. Perciò consiglio di fare così. E poi chiaramente, voi nella speranza, come potrebbe succedere, si vende e si recupera. Però più andiamo avanti, più ci saranno situazioni di questo tipo, perché non si sta facendo niente per il lavoro. Però si sta facendo qualcosa per le tasse, si aumentano le tasse tutti i giorni, tare, taci, ici, imu, ima, aci, oci, chiucchi, caci, accidenti che ti spacca. Ma io so più che cazzo di nome inventare. Fa un po' tiribir, rimiribin, oppure ciribiribin. Fuori di testa. Siamo veramente messi da ridere, noi italiani, ha detto bene quello là, che siamo un branco di cretini. È vero. Poi nella sera di queste parleremo delle 10 invenzioni che l'altra sera ho visto su YouTube, che mi ha spaventato. Sono delle cose interessanti da vedere, volevo informarmi bene su dei raggi, sul poter viaggiare nel tempo avanti e indietro. Vediamo. Non per niente i film di fantascienza sono stati fatti, non dimenticatelo. C'è sempre un motivo. Spielberg è un ottimo regista, qualcosa sicuramente ha studiato. E poi ci sono tante cose veramente da evidenziare. Comunque, va bene, adesso questo è uno dei tanti video nel tempo, infatti sono molto stanco perché è veramente da oggi che combatto con sti numeri. Alla prossima, poi prenderò dal video quello che già hai pubblicato. Ciao a tutti, buona nottata, ciao.